è accesa. Esatto. E vai, siamo in volo con Ilaria. Siamo appena partiti dal decollo e ci stiamo subito andando a fare un bel giro verso il Monte Arestino. Vedi, questo costone sembra fatto apposta per convogliare sull'aria, per farla salire. Vediamo un po' se è vero. Vedi, qui si inizia a sentire l'aria che si muove. E eccola! E via!
della Sky siamo 4 piloti, ma in tutto il centro Italia saremo 10 in tutto. Sì, ma considera che i parapendisti incalliti, cioè quelli che lo fanno per passione, saranno qualche centinaio nel centro a Roma. Non è un'attività molto diffusa. Beh, anche perché credo che sia fatto di sopra. No, costa come andare in palestra. Ah, sì. Il corso costa un migliaio d'euro, ma dura un anno. Spalmato un po' moderate mensili. E poi per il rinnovo, diciamo, l'acquisto dell'attrezzatura iniziale ci vogliono altri 1.000-1.500 euro se ti compri un buono usato. E poi per il rinnovo, diciamo, dell'attrezzatura, sai, una vela magari dura 3 anni, la selletta dura 10 anni, quindi io considero 500 euro l'anno. Fatta dopo la laurea. Sì, immagino.
signora Edo. Dobbiamo ringraziare lei. Ciao bello, ciao ciao.